lasciare il calcio perché sennò la mia amica Angelica che si vuole tatuare il numero 10, chi la regge? È uscito Rizzi Telli, ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti. Segna anche non Totti. Non ci credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar. Bravo a rimanere alla Roma senza vincere nulla. Grande campione, ci dispiace che si ritiri. Vista San Siro tante volte, grandissimi gol contro l'Inter. Ma è un dolore troppo forte, tanto ce l'aspettavamo prima o poi che sarebbe andata così. Tutto deve finire, tutto ha una fine. Speriamo il meglio per lui. Bandiere come Totti nel calcio di oggi non ne troveremo mai più. Cosa gli augura? Il meglio. Avevamo chiesto chi sa che ci augura la piazza. Con una moglie del genere, chi ci augura la piazza? Penso che sia una vera e propria leggenda umana. Il fatto di essere cresciuto in una squadra, aver giocato sempre solo con quella maglia, a prescindere se sei tifoso della Roma o meno, devi solamente avere tanta ammirazione nei confronti del capitano. È una cosa brutta per il calcio, come uomo è stato un grande uomo, come calciatore è inarrivabile per ogni calciatore italiano. Poi bisogna vedere lui che scelte farà. Ha dato tutto al calcio, più di quello. Me lo ricordo sempre come campione, è bellissimo. Come Maradona è rimasto nel nostro cuore per una vita e non finirà mai. Per noi che siamo a Roma, te sei un pezzo di Roma, come il Colosseo, come la Lupa e tutto il resto. Forza Franci, ciao!